Sinceramente, è una delle prime volte che eh, sento dentro di me emozioni contrastanti quando si parla di una possibile cessione, perché se da un lato sono contento dal punto di vista principalmente economico, dall'altro ho il rimpianto che un giocatore tecnicamente così forte non sia riuscito a dimostrarlo appieno con la maglia giallorossa. Sto parlando, lo avrete letto dal titolo, del flaco Javier Pastore, che potrebbe tornare presto in patria al. Talleres, squadra di Primera Division argentina. Il giocatore ha rilasciato un'intervista nelle ultime ore, sta dicendo che sta cercando di trovare un accordo con la Roma per una, diciamo, rescissione contrattuale che faccia contente tutte e due, così il giocatore tornerebbe in patria e la Roma si risparmierebbe, credo, altri due anni di contratto del giocatore argentino. Come vi dicevo, le mie sensazioni sono contrastanti. Dal punto di vista economico per la Roma sarebbe una manna Dal cielo importantissima, risparmiare all'incirca 9 milioni di stipendi che sarebbero stati i quattro e mezzo che avrebbe preso fino alla fine del contratto è importantissimo perché magari puoi destinarli a un giocatore di dubbio livello continuo sotto tutti i punti di vista e che può essere davvero un valore aggiunto per la rosa giallorossa. Quindi, sotto quel punto di vista sono contentissimo, perché eh, la Roma ha bisogno, diciamo, di togliersi queste zavorre economiche, togliersi queste spese inutili per giocatori che non le hanno effettivamente meritate. Oltre a lui, cito ovviamente il buon Giovanni Gesù, eh, che ha smesso comunque ha finito il suo contratto con la Roma, in cui prendeva più di 2 milioni all'anno per essere. La sesta scelta della difesa. Quindi, già questo è un primo passo per poter fare una rosa continua e soprattutto per dare i soldi a chi effettivamente se li merita sul campo. Detto questo, però, credo ci sia poco da dire, credo ci sia poco da contestare sul fatto che Pastore sia stato effettivamente uno dei giocatori più tecnici degli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo periodo, principalmente dall'arrivo di Fonseca in poi, le poche partite che ha giocato ha dimostrato qualità clamorose un tocco di palla preciso, passaggi che pochi giocatori riescono a fare, soprattutto per la precisione e l'angolo in che è riuscito a trovare, cioè un angolo an anche che dimostra anche una sorta di intelligenza, perché ha previsto dove sarebbe andato il suo compagno e come passargli la palla. Nelle poche partite giocate Pastore ha fatto vedere grandissime cose, anche giocando 10 minuti, 5 minuti, un quarto d'ora. Mi ricordo, mi pare con il Bologna, che in 10 minuti ha... Permesso alla Roma di fare almeno due o tre gol e nessuno è riuscito a farli, nonostante avesse praticamente fatto dei passaggi eh, precisissimi. E questo, come vi ho detto, mi ha aumentato ancora di più il rimpianto. Pastore, da quando è arrivata alla Roma, è stato un disastro economico, l'ho già sottolineato. Abbiamo speso all'incirca 25 milioni per il suo cartellino e abbiamo fatto un contratto quinquennale da 4 milioni e mezzo all'anno, e in tre anni fate un pochino la somma, sono 13 milioni all'incirca di stipendio solo per da dare a lui, ha giocato a malapena una ventina di partite. Non vi voglio far fare il paragotipo, la spesa di... Però vi dico solamente che più o meno hai speso un milione per partita giocata. Contando tutto il minutaggio di Pastore non si arrivano a 20 partite. Per farvi capire quanto è stata problematica la situazione. E... Non gliene faccio una colpa, non gliene faccio una colpa, molti lo hanno accusato del fatto che si è rubato i soldi quando in realtà è la Roma che gli ha offerto il contratto e tutti avrebbero accettato e nessuno di voi si sarebbe tolto lo stipendio. Non esistono casi Tommasi che si è messo lo stipendio minimo quando era infortunato, nel calcio ci sono miliardi e miliardi e miliardi di giocatori che ti direbbero di no, perché giustamente il contratto è stato firmato da una parte e dall'altra e io non, non devo per forza abbassarmelo perché non gioco, anche perché magari si è creato uno stile di vita che si basa anche su un determinato guadagno, cioè facciamo un esempio che ne so, eh, il pastore si è fatto uno stile di vita con casa, spese che ci sono, sulla base del fatto che guadagna 4 milioni e mezzo all'anno. Perché si dovrebbe togliere 2 milioni all'anno per dire solo perché non gioca? Chi di voi l'avrebbe fatto? Nessuno. Quindi io dal punto di vista professionistico non gli dico nulla, perché è vero che sono stati soldi buttati, ma è anche vero che non è colpa sua se fisicamente ha avuto tanti problemi. Sono convinto che il giocatore abbia lo stesso rimpianto che ho io. Anzi, lui ce l'abbia ancora di più, perché per ogni giocatore... È bello poter dimostrare sul campo di meritare i soldi che si guadagna, almeno secondo me. Poi certo è normale che molti giocano per soldi, però c'è anche chi fa questo sport per passione, perché vuole giocare, vuole mh, dimostrare sul campo le proprie qualità, almeno io ragionerei così, se fossi bravo con i piedi, anche se avessi un contratto importante, io vorrei giocare, vorrei dimostrare sul campo, vorrei segnare, sultare, vorrei fare quello che un giocatore effettivamente fa. E Pastore nella sua esperienza a Roma non ci è riuscito, sia per eh, prestazioni un po' altalenanti nella prima parte da, della stagione 2018-19, ma anche per tanti e troppi. Problemi fisici. Poi, tra l'altro, la cosa che mi fa aumentare il rimpianto è che ha subito l'infortunio più grave della sua carriera, che l'ha tenuto fuori per più di un anno dopo che sembrava finalmente essersi ritrovato. Io sono andato allo stadio il 2 novembre, mi pare, 2019, per Roma-Napoli, la vittoria per 2-1 a con gol di Zagnolo e Veretù. Quella fu una delle partite più belle di pastore con la Roma e ricordo. Questo non me lo scorderò mai, che quando uscì dal campo i tifosi gli fecero una standing ovation. Tutti in piedi ad applaudirlo perché fece una partita clamorosa. Non sbagliò neanche un passaggio. Partita eccellente. La partita prima con l'Odinese, ancora di più. Era un periodo importantissimo. La Roma si era ritrovata con Mancini a centrocampo e Pastore trequartista titolare. Cosa è successo? Nel momento più bello. Si è perso, per colpa appunto di questo infortunio, e non lo ha ritrovato più, se non nella fase finale di questa stagione. E lo ripeto, non gliene faccio una colpa, non ha deciso lui di essere fragico praticamente dal punto di vista fisico, nessun giocatore lo decide. E sicuramente lui, pur prendendo lo stipendio, sono convinto che stava male. Perché restare fuori per un anno, senza poter giocare, senza poter calcare i campi, sultare tutto quanto, è brutto. E sarebbe stato brutto per chiunque. Capisco la sua voglia di tornare in Argentina e spero che l'affare si faccia. Questo sia chiaro. Spero che la Roma riesca a rescindere consensualmente il contratto, magari dai anche una buona uscita di 1-2 milioni, quello che serve, se proprio non si può fare altrimenti. E il giocatore torna in patria. Tu sei contento perché risparmi, il giocatore è contento perché torna a casa e conclude lì la sua carriera. Prenderà uno stipendio minore, sicuramente si sarà già fatto l'idea di ciò. E tutti, e tutti quanti siamo contenti però ammetto che non solo per l'esaltazione che aveva al momento del suo arrivo, ma anche per le qualità effettive che ha dimostrato nei pochi minuti giocati lo tratterò lo tratterò lo tratterò come uno dei più grandi rimpianti di mercato della Roma. Un po' di anni fa feci un video intitolato I dieci rimpianti di mercato della Roma, in cui inserì quei giocatori che sono stati tanto così dall'andare alla Roma, poi non ci sono andati e hanno fatto i fenomeni da altre parti, come Milito, come Ibra, come Mutu, eccetera, eccetera. Ma, Ma Marez, eccetera, eccetera. Non ci potrei mettere pastore perché ha giocato con noi. Però lo tratto comunque come un rimpianto, come un giocatore che con un po' di, di fortuna dal punto di vista fisico poteva regalarci davvero delle grandi soddisfazioni. Quindi, io gli auguro un grandissimo in bocca al lupo, un grandissimo, un, un grandissimo in bocca al lupo per il proseguo della carriera. Mi auguro che questa rescissione avvenga. Lo ammetto perché comunque eh, per la Roma sarebbe tanto importante dal punto di vista economico, però mi dispiace perché poteva andare molto diversamente e la colpa non è stata tutta sua. Mi auguro che la gente non lo attacchi, non lo aggredisca, non lo incopra di insulti, cosa ovviamente già successa spesso e volentieri, perché non ha deciso lui di stare in questo modo. E ve lo sottolineo, nessuno di voi al suo posto si sarebbe decurtato lo stipendio solo perché era infortunato. Scrivetemi nei commenti se avreste fatto il contrario, ma io, non per dubitare di voi, ma non ci credo tanto. E chiudiamo qui la questione. Detto questo, ragazzi, allora fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Vi ricordo ancora una volta che questa sera sarò al ristorante Baccanale di Trastevere per vedere insieme ad alcuni colleghi di YouTube eh, Turchia Italia. Se, volete, se siete da quelle parti e volete farmi un saluto, scrivetemelo nei commenti oppure con un messaggio privato sul mio profilo Instagram. Un saluto sempre, e comunque, Forza Roma. Questa sera, ancora di più, Forza Azzurri. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ragazzi!